salvato il dito, la persona che mi ha salvato il dito, la poetessa Rita Cottone. Natale è dicembre, un mese dei profumi intensi, si intersecano tra loro sapori dolci e amari, nell'aria fresca della città dipinta in festa, dal mattino, tra alberi spoglie e foglie secche, calpestate in cammini frettolosi, caldarroste, pizze, sfogliati, odori che si mescolano all'acre fume di petardi esplosi nelle vie buie. Brucia in gola quel denso fumo respirato mentre si continua a guardare in alto la scia lasciata da quei petardi accesi. Raccoglie e trascina desideri, sogni, ritrovati poi in pacchi decorati sotto l'albero festoso a Natale. Curiosità e di sorprese vestiranno gli animi. Colori di luce in vetrine addobbati a festa, si odono canzoni natalizie nelle stradine nascoste, occhi meravigliati su statuine di personaggi famosi da aggiungere nel proprio presepe, attirano piccoli e grandi in allegria e ci si ritrova in un istante di una scena antica e c'è chi dimentica per un attimo la malinconica vita, chi non sorride più, chi non ha auguri da dare. Chi vive solo di vita si aspetta così la natività per scaldare cuori freddi e dare serenità e pace a tutti con un abbraccio unico, festoso, gioioso per chiudersi in un amore in attesa di un anno diverso, un anno migliore di parole e di emozioni dove l'infinita realtà avrà sempre mani antiche da stringere. Secondo me è una delle più belle che hai scritto. Eh? Cosa significa niente? Le cose fatte frettolosamente sono le migliori. Al centro?